uno che francamente non si è ancora svegliato del tutto. Attacco fondamentale per Cantù in uscita dal time out, poi andremo a bordo campo. Lunen per l'uscita di Mazzarino che attacca Rannico, poi a Horner, ribalta lato per Lunen, altro tiro da tre, ma questa volta entra, è costruito Pietro Colnago. Il time out di Trinchieri è stato come le vignette che si vedono sui giornali, senza parole, non ha detto una sola sillaba ai suoi giocatori, li ha guardati in faccia uno dopo l'altro e poi gli ha detto benissimo, andate in campo e giocate. Evidentemente è stato sufficiente, adesso la difesa costringe Fajardo all'errore, Mazzarino in transizione da tre, due triple. Beh, a quanto pare il tono del silenzio di questo signore. Ma un giorno racconterò un time out di Sauro Bufalini, per chi se lo ricorda, che vale la pena ascoltare. Era più o meno su quella falsa riga lì, anche se Bufalini aveva qualche centimetro e qualche chilo in più da mettere sulla bilancia, ma Trinchieri c'ha il carisma. Intanto canestro e fallo per Mike Green, rientro dal timeout con parziale di 8-0 firmato Cantù e soprattutto tutto un altro ritmo. Sì, 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 non c'è dubbio. Ma sai, vuoi che i giocatori non si rendano conto, non si rendessero conto, è meglio usare il congiuntivo passato per chi se lo ricorda, perché ormai forse sono usciti dal tunnel, diciamo così. Ma vuoi che non si rendessero conto di quanto non fossero lì per energia, per mente, per attività. Adesso forse sembra che un semplice interruttore cambi le cose, vediamo. E il parziale diventa 9-0 dopo la chiusura dell'azione da tre punti di Green, che poi va a prendere posto nella prima linea della zona canturina. Ghost tiene vivo il palleggio, Galanda si piazza per lavorare contro Horner, ben chiuso in questa situazione. Rannico vorrebbe pescare Fajardo, ma Fajardo è un po' più basso di 2,5 metri. È un'altra cartina di tornasole di quanto Trinchieri non senta la sua squadra al 100% e quanta zona ha fatto già in così poco tempo, poco più di metà. Adesso vediamo se le cose cambiano, questa è stata una difesa efficace ovviamente. Possesso del sorpasso nelle mani della Bennett, in quelle di Mazzarino che trova con l'aiuto del ferro la tripla del sorpasso. Il parziale corre per Cantù e dice 12-0 e rieccola ancora questa zona a fronte pari. Galanda, il no look alla ricerca.